Tre colpi sulla porta nel silenzio assoluto. Sono le 20:37 e il cardinale Giuseppe Petrocchi dà il via per la 730ª volta al giubileo della perdonanza aquilana. La celebrazione più alta del perdono e della misericordia di Dio voluta fortemente da Papa Celestino V. Un lungo applauso misto alla commozione del Cardinale Petrocchi che, dopo questo ultimo e nobile servizio alla comunità religiosa, si congeda dall'Aquila e dagli Aquilani. Non a caso il sindaco Biondi annuncia che quest'anno il premio del perdono è stato assegnato proprio al Cardinale dopo anni di umile e generosa disponibilità spirituale a un'intera comunità. E questo è il momento più alto, al culmine del tradizionale e suggestivo corteo della bolla partito da Piazza Palazzo, con 1.200 partecipanti, di cui circa 500 figuranti, segnato da un breve e violento temporale intorno alle 19, che non ha però disturbato più di tanto la sentita e commossa adesione di migliaia di fedeli presenti ai lati delle strade. Nel tardo pomeriggio di oggi il corteo di rientro della bolla dalla Basilica di Collemaggio a Palazzo Margherita con la chiusura della Porta Santa. Ed ora spazio ai commenti nella lunga diretta curata da Rete 8 con gli inviati Carmine Perantuono, Daniela Rosone ed Enrico Giancarli. La prima perdonanza è stata un'apertura al giubileo. Ecco, ancora oggi questa perdonanza di oggi sarà un'apertura, un ponte verso il giubileo del Vaticano invece che sta per arrivare. E poi perché questo è un momento per l'Aquila molto importante, è un momento in cui veramente la città ricomincia a vivere pienamente, in cui è capitale della cultura, sarà capitale della cultura, e quindi il fermento che c'è oltre alla ricostruzione è il segno proprio di una nuova fase per la città e anche per tutto il nostro paese. Noi abbiamo questa grande rockstar che è Papa Celestino V, che è un personaggio straordinario che colpisce l'immaginario collettivo col suo messaggio sempre attuale a distanza di 730 anni e che ogni anno rinnova la sua forza attraverso questa manifestazione, questo corteo che è un dono eccezionale e straordinario che questa comunità deve saper custodire gelosamente e deve saper rinnovare di anno in anno. È un messaggio di pace, di solidarietà, di fratellanza, di riflessione profonda, spirituale, un invito a tutti e a ciascuno a fare i conti con la propria coscienza, con il proprio essere nel mondo, e soprattutto in un periodo così difficile. Spero che questo messaggio possa essere ascoltato a tutti i livelli e che possa contribuire a sciogliere qualche nodo, a restituire più serenità alla nostra gente. Quest'anno, prima di andare in processione, ho fatto un giro per la città e sono rimasto una volta di più sorpreso, stupito della meraviglia di questa città che è tornata a uno splendore più grande di quello che aveva, perché ha conservato la sua architettura ma ha perso i segni del tempo, e tutti i palazzi, tutti i monumenti sono tornati o stanno tornando a nuova vita. E mi auguro che, come nella pietra, così nell'animo ci sia il desiderio di tornare a volare come ha sempre volato per 730 anni e più. Per vivere in pienezza la perdonanza si deve varcare in uscita la Porta Santa, preceduti dalla carità, che è l'amore del Signore acceso nel nostro cuore dallo Spirito Santo.